Puoi riascoltare le interviste e gli approfondimenti di Voce delle Chiese sul sito www.rbe.it. E da un ospite passiamo all'altro e quindi insomma continuiamo la nostra diretta di oggi di Voce delle Chiese. Intanto vi ricordo che se volete scriverci potete farlo, anzi siete invitati a farlo, a interagire magari con i nostri ospiti se c'è qualche curiosità, qualche domanda. 328 87 57 845 per i vostri sms, whatsapp, l'email diretta@rbe.it. e in questo caso l'ambito di discussione, il tema di cui parleremo è il primo numero 2024, numero di gennaio dell'Eco delle Valli Valdesi, Free Press mensile gratuito legato al progetto Riforma, che ci viene presentato da Samuele Revel, che è con noi. Ciao Samuele, buon anno e bentornato su Radio Bequit. Aspetta, buongiorno. Che ti ho attaccato adesso anche il microfono. Allora, posso augurare buon anno e salutare tutti e tutte adesso. Bene, bentornato. Grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui. Beh, direi che iniziamo benissimo. Il numero di gennaio dell'Eco delle Valli Valdesi è un numero che apre in dolcezza l'anno. Sì, diciamo che uno sperava di essersi liberato del grande mangiare delle feste. In realtà noi insistiamo, no, perché il tema è il cioccolato, il cacao. Sì, il cacao, il cioccolato. Un'idea che c'era venuta qualche mese fa e poi abbiamo deciso di così metterla in atto in questo mese di gennaio per iniziare dolcemente l'anno. Esatto. Dopo... ma anche perché insomma il cioccolato con le valli ha un legame profondo. È proprio per quello che scusate, è venuta l'idea di partire proprio dal locale. Ovviamente tutti conoscono un notissimo marchio da ancora oggi famoso in tutta Italia e non solo, legato al cioccolato, ai cioccolatini eccetera, con sede a Lusanna San Giovanni, adesso un multinazionale svizzera, però in realtà dietro di quello c'è veramente una storia quasi infinita, direi, nel senso che sono moltissime le aziende che sono nate in questo territorio, comunque che anche in altre parti d'Italia hanno un legame, perché magari le persone che l'hanno fondate, queste aziende legate le radici. Esatto, erano originarie della Valpellice in particolare. Abbiamo cercato di capire anche un po' in Valchisone, in realtà non c'era questa vocazione alla dolcetta del cioccolato, quindi più Valpellice. C'è anche da dire, a onor del vero, che insomma erano anche persone, imprenditori potremmo dire, che comunque avevano una base, ecco, sì, esatto, che poteva permettere magari l'avvio di un'attività piuttosto che di una fabbrica, perché insomma certo erano famiglie benestanti, sì, mediamente bene. Benestanti, però è comunque curioso il fatto che c'è stato davvero negli anni passati, dall'Ottocento diciamo in avanti, sì, una concentrazione di imprenditori legati al mondo valdese e alle valli del Pinerolese nell'ambito del cioccolato. C'è un bel libro che racconta proprio la storia del cioccolato in Piemonte, a Torino, e ci sono molti spunti interessanti. Diciamo che noi l'abbiamo usato un po' come guida per il nostro piccolo dossier legato al cioccolato. Esatto, storie di cioccolato, c'è anche una piccola recensione in questo dossier appunto legato al mondo del cioccolato, che al di là poi delle valli e del Pinerolese ha coinvolto molto anche proprio il Piemonte. Quindi sì, insomma Gian Dugliotti piuttosto che altri, esatto, il Bicerin, c'è anche un'infografica che ci fa un po' un elenco di dolcezze legate, sì, al mondo del cioccolato. Diciamo che è un biglietto da visita del Piemonte, potremmo dire, il cioccolato, perché ci sono dei dolci, come dicevi tu, il gianduiotto, c'è un approfondimento che hai fatto tu anche sulla torta Zurigo, sì, ad esempio, in cui uno degli ingredienti principe è proprio il cacao, che arriva da Pinerolo, è nata lì, e poi appunto abbiamo detto il Bicerin, ci sono molti, il Bunet, più forse nel Cunese, però comunque in questa zona qua del Piemonte, questo è un alimento molto conosciuto, molto utilizzato. Abbiamo cercato, se posso ancora, sì, aggiungere, anche di analizzarlo dal punto di vista scientifico, possiamo, sì, dire così, sì, perché ci sentiamo dire il cioccolato fa bene, il cioccolato fa male, e allora abbiamo chiesto a chi sicuramente ne capisce più di noi. Di alimentazione ne capisce, esatto, sì, una biologa nutrizionista, Gisella Volpe, che ci ha spiegato un po' quali sono innanzitutto i vari tipi di cioccolato, questo lo sappiamo tutti, dal bianco al latte al fondente, e spiace, o meglio,
quello che fa meglio. Ah, è confermata questa. È confermato, il cioccolato fa bene, ma quello fondente. Quello con. Perché ha meno sostanze aggiunte. Esatto. È più puro, tra virgolette. Più puro, perché il cacao in sé ha, e lo lasciamo leggere ai nostri lettori, ai nostri radioascoltatori, ha comunque delle, appunto, delle proprietà assolutamente positive per il nostro organismo. Certo, cioè nel senso, sì, ogni cosa, esatto, come sempre, ogni cosa fa bene entro un certo limite. E soprattutto quello più puro possibile, quindi almeno il 75% di cacao. Quindi un gusto anche un po' forte, perché poi il cacao ha un gusto. Forse può non piacere a tutti. Esatto, sì. Però è così, insomma, dovete adattarvi se volete il benessere, bisogna anche avere questa parte, deve rispondere insomma a determinate particolarità. Quindi il cioccolato, il mondo del cacao in generale, il protagonista del dossier del numero di gennaio dell'Eco delle Valli, con appunto un'infografica e la storia dei cri-cri, l'approfondimento sul libro che appunto citava prima Samuele, Storie di cioccolato, il commercio anche legato all'equo solidale, che è un commercio sì, importantissimo. Perché e appunto quindi il cioccolato è prodotto in parti del mondo meno fortunate rispetto a noi, e purtroppo, come anche il caffè, che forse l'avevamo già parlato in altri numeri, i produttori spesso sono un po' sfruttati. E quindi c'è chi comunque cerca di appunto scegliere altre vie per commerciare il cacao. Quindi potete iniziare così in dolcezza la lettura del numero di gennaio dell'Eco delle Valli Valdesi, che però si concentra anche sull'attualità, perché si sta avvicinando il 27 gennaio, giornata della memoria, giornata che ricordiamo ogni anno essere sempre più importante da ricordare, da testimoniare in qualche modo, un modo di testimoniare la storia del passato è questo progetto delle pietre d'inciampo. Pinerolese si arricchisce di un'altra pietra d'inciampo, sarà la terza, ce n'era già una a Pinerolo inaugurata qualche annetto fa, adesso con precisione non mi ricordo, poi l'estate scorsa, la primavera scorsa, Torre Pellice con Jacopo Lombardini, e quest'anno si torna a Pinerolo per un'altra pietra d'inciampo che verrà appunto inaugurata. A quanto pare con la presenza di chi le pietre d'inciampo le costruisce, questo artista tedesco che ha iniziato ormai da parecchi anni, e queste ce ne sono già decine di migliaia in tutto il mondo, che sì, appunto è una cosa importante. Io mi accorgo, magari camminando per Torino o per altre città, ogni tanto uno si inciampa, nel senso che la nota il San Pietrino con questa placca di ottone sopra, e quindi riflette su quello che è stato. E quindi insomma un legame anche con quello che avverrà in questo prossimo periodo, insomma, di gennaio. Altri temi da ricordare per questo numero? Allora abbiamo le nostre tra virgolette solite rubriche, quella di Piervaldo Rostan, che cerca di tracciare un po' di ritratti di persone che sono impegnate nel nostro territorio, e poi c'è lo sport con una particolarità che io ad esempio non ero a conoscenza, che sono i 50 anni degli arcieri Valchisone, e quindi una specialità anche olimpica che appunto è diffusa sul territorio. A casa tua, a Pralostino, ci sono le balestre, un po' più basso ci sono gli archi, e quindi un traguardo importante comunque in mezzo secolo di decisamente per un'attività, ma anche molto particolare, no? Nel senso, non forse non così nota e non così conosciuta, quello del tiro con l'arco. E poi si parla di cultura, si parla di libri, si parla di meteo. E ecco, a proposito di meteo, c'è stato questo fenomeno, no? Apprezzato da moltissimi in quest'ultimo periodo. Che in questi ultimi mesi abbiamo visto dei fenomeni meteorologici particolari. A inizio dicembre, se non vado errato, o novembre, non ricordo, forse novembre, c'è stata quella che era quasi definita un'aurora boreale. Sì, vero. Che poi pare fosse qualcos'altro, un altro termine. Comunque colorazioni molto strane nel cielo. E con gli episodi di Fern di dicembre ci sono stati altre situazioni molto molto particolari, e ci vengono spiegate appunto da meteopinerolo.it, che lo fanno per lavoro di capire, di prevedere innanzitutto il tempo, ma anche di capire i vari fenomeni atmosferici, che cosa sia successo. E quindi abbiamo avuto la fortuna in questo periodo di assistere a qualcosa di molto raro in realtà. E quindi noi invitiamo tutti voi ascoltatori e ascoltatrici ad andare
a leggervi questo primo numero così di apertura del 2024 del mensile Free Press L'Eco delle Valli Valdesi, numero abbiamo detto dedicato come dossier al rapporto tra le valli, il pinerolese, il cacao e il cioccolato, e si può trovare gratuitamente in vari luoghi, in vari punti pubblici della zona del pinerolese. Se qualcuno lo volesse, tu lo ricordi sempre, basta contattare la redazione di Riforma. E noi volentieri ve lo portiamo, non ci sono ovviamente costi di nessun tipo. Oppure andate... scaricare, posso fare una piccola pubblicità? Certo, certo, sul nuovo sito di riforma.it. Esatto, Riforma finalmente ha un nuovo sito, speriamo che piaccia, speriamo che le persone se ne accorgano anche che, ma in realtà è cambiato in modo sostanzioso, i contenuti ci sono sempre, si trova sempre tutto e si trova anche tutto l'archivio del mensile Free Press, quindi se qualcuno fosse interessato così a curiosare anche nei mesi e negli anni passati, perché ormai sono parecchi anni che lo costruiamo, può trovare tutto gratuitamente scaricabile dal sito riforma.it. Grazie a Samuele per essere stato con noi, buon lavoro a te, a tutta la redazione ovviamente di Riforma, buon anno e noi ci risentiremo per il numero di febbraio. Assolutamente, grazie e buon lavoro. Buona giornata.